Sono giorni di gran lavoro per le farmacie, non fa ovviamente eccezione la nostra regione dove nelle ultime settimane è cresciuto a dismisura il numero di cittadini che per necessità lavorativa o per propria sicurezza si sottopongono al tampone. Ma la situazione attualmente è sotto controllo, le farmacie sembra che stiano gestendo bene la cosa, c'è un po' di fila, ma riusciamo a contenerla. Gli italiani stanno imparando a fare le file. Ormai fare il tampone è diventata quasi una cosa normale, una cosa quotidiana, possiamo dire. Sì, purtroppo sì. È un'esigenza che in questo momento, con il picco dell'influenza, anche i vaccinati richiedono il tampone. I ragazzi, con tanta sorpresa, noto che vengono a controllarsi spesso per proteggere i nonni, per proteggere comunque le persone più fragili, e questa è stata una bella sorpresa. Il tampone viene fatto e dopo 15 minuti possiamo dare il risultato. È importante far capire che il risultato, l'attendibilità del risultato è molto alta se la finestra di tempo tra il contagio e il momento in cui si fa il tampone è quella giusta. Quindi se c'è stato un contatto, fare il tampone dopo un'ora non ha senso, perché l'attendibilità in quel caso è bassa. Va aspettato almeno 5 giorni. Mentre da poche ore sono in vendita al prezzo calmierato di 75 centesimi le mascherine FFP2, che stanno pian piano soppiantando le classiche chirurgiche. 75 centesimi a mascherina parliamo di mascherine FFP2 bianche semplici. Per chiudere, dottoressa Damario, come è cambiato in questo ultimo anno, anzi in questi ultimi 2 anni, il vostro lavoro? È cambiato tutto, perché ci viene richiesto un grande lavoro, oltre che sul pubblico, un grande lavoro dietro, di tracciamento, di educazione alle persone, tantissime telefonate per informazioni, le persone vogliono essere rassicurate, vogliono avere informazioni, quindi è diventato un lavoro totalmente diverso.